Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Paola Minale, allergologa con cui dobbiamo parlare e cerchiamo di parlare oggi in attesa delle vostre telefonate all'800 640 771 e dei vostri messaggi WhatsApp al 347 67 66 291. Cerchiamo di capire con lei quelle che possono essere le conseguenze di questa stagione meteorologica così anomala, con un autunno, un inverno che insomma sono molto caldi, con, l'abbiamo visto, anche gli effetti sulla natura, con mimose in fiore, violette, margherite anche in Valfontana Buona. E allora, quali sono le conseguenze sugli allergici? Ne diamo il buongiorno alla dottoressa Paola Minale, allergologa. Buongiorno. Buongiorno. Allora, quali sono queste conseguenze? Sostanzialmente una stagione continuativa per gli allergici, sempre peggio. Esatto, purtroppo effettivamente tutti questi problemi del cambiamento climatico si riflettono moltissimo sui nostri pazienti, perché questi cambiamenti alterano il ciclo conosciuto di fioritura delle piante e quindi i pollini sono presenti per periodi molto più prolungati. E soprattutto si anticipano tantissimo le fioriture, come appunto stiamo vedendo in questi giorni. Infatti molti pazienti sentiranno già i primi sintomi, specialmente in questo periodo fioriscono gli alberi, certi tipi di alberi che qui in Liguria sono molto frequenti, come i carpini, che appartengono alla famiglia della betulla, del nocciolo, e che sono molto molto allergenici. E purtroppo si anticipa moltissimo la fioritura, che poi si prolunga per tutta la primavera. Quindi in questo momento in Liguria chi soffre di più, dottoressa? Cioè, lei diceva adesso i carpini, c'è qualcos'altro? Diciamo, perché che noi diciamo il bollettino, diciamo così, dei pollini siamo abituati a vederlo in altra stagione, no? Esatto, esatto, sicuramente come minimo alla metà di marzo incomincia. Diciamo che in questo periodo c'è già il cipresso, che anche questo, specialmente nella nostra città, è veramente molto importante come allergene. È un polline che vola molto molto lontano e fiorisce comunque nei mesi proprio anche invernali. Quindi con questo clima possiamo immaginarci quanto fiorisce e quanto presto fiorisce. I pollini di nocciolo e betulla in genere fioriscono verso la fine di marzo, ma attualmente invece la fioritura è estremamente anticipata. Oltretutto gli alberi hanno anche un loro ciclo, per cui quando fa freddo conservano il polline, ma appena si alza la temperatura lo liberano nell'aria, quindi immaginiamo questo continuo alternarsi tra periodi di freddo e periodi di caldo, quanto altera la produzione di polline e quanto soprattutto altera la vita dei nostri pazienti. Anche perché, dottoressa, siamo in una stagione dove il naso cola per il raffreddore, per l'influenza, le sindrome influenzali, esatto, il Covid. E poi per gli allergici, insomma, anche immagino a volte una preoccupazione che può essere in più, anche se insomma l'allergico lo sa, però quando si va in giro in questo periodo, no, con il naso che cola o gli starnuti, si viene sempre un po' guardati, un po' in modo strano. Infatti questo qui è proprio anche uno dei temi più importanti, quello di fare una giusta distinzione tra quelle che sono le patologie tipiche di questa stagione, la rinite virale, a parte il fatto del Covid, ma comunque normalmente in questa stagione con il raffreddamento è più facile essere soggetti a infezioni virali, quindi è sempre difficile capire la distinzione tra questo e la sintomatologia allergica. Quindi bisogna avere una diagnosi fatta bene, poi spesso purtroppo le cose anche si sovrappongono, quindi questo complica ulteriormente la vita degli allergici, in effetti. Dottoressa, c'è qualcosa, qualche consiglio che si può dare ai nostri
telespettatori, Sì, qualcosa che sicuramente, si. guardi, qualche consiglio utile c'è. Intanto, prima di tutto, diciamo, visto anche questa situazione sempre di allerta un po' del Covid, l'uso della mascherina, a parte proteggerci anche da infezioni virali, protegge anche molto i pazienti dalla esposizione ai pollini. Quindi l'uso della mascherina anche quando si va in giro, quando appunto durante il giorno si è esposti, è un'arma di protezione abbastanza efficace. Le mascherine che utilizziamo per proteggerci dal Covid ci proteggono anche dai pollini. Quindi questo è un suggerimento molto semplice, ma che per i pazienti, credo che molti pazienti allergici abbiano proprio capito in questi anni di ristrettezze del Covid quanto l'uso della mascherina li può proteggere. Quindi questo è un punto. L'altro è quello, magari in base alla propria sensibilizzazione, di iniziare magari un po' in anticipo la terapia con gli antistaminici, senza aspettare la primavera istituzionale, perché se i sintomi si presentano adesso, è bene incominciare a curarsi adesso, ecco. Allora, le leggo il messaggio di Alberto, ho 50 anni, volevo sapere che cosa posso prendere per l'allergia. Il mio cardiologo mi ha detto che non posso assumere antistaminici. Ma diciamo che magari questo necessiterebbe un contatto tra il cardiologo e l'allergologo, perché gli antistaminici di ultima generazione non hanno assolutamente nessun tipo di controindicazione rispetto ai farmaci cardioprotettori. Quindi in passato ci sono state delle segnalazioni di alterazioni del ritmo cardiaco per sovrautilizzazione, cioè per utilizzazione a dosi sbagliate di antistaminici di vecchia generazione. Attualmente abbiamo tantissime molecole a disposizione, per cui assolutamente non c'è una controindicazione assoluta. Chiaramente ogni caso, va Certo. valutato specificamente, ma diciamo che in linea generale assolutamente non c'è questa controindicazione, come altrettanto anche in gravidanza non è necessario proprio eliminare completamente la terapia, anzi può essere molto utile. Ma dottoressa, senta, come mai queste allergie sono e continuano ad essere così in aumento? Diciamo che sicuramente, come già altre volte ci siamo detti, un pochettino lo stile di vita che abbiamo e anche l'inquinamento ambientale, che comunque è sempre crescente, anche se ci sono state tanti tentativi, diciamo, di migliorare la situazione dell'aria, non è migliorata più di tanto. E questo probabilmente determina uno stimolo sul sistema immunitario che ci fa stare peggio e che aumenta sia l'intensità delle manifestazioni allergiche, sia anche proprio la comparsa di nuove manifestazioni allergiche. Silvia, le chiede se c'è qualche novità per l'allergia al nickel. Al nickel diciamo che è un tema molto interessante perché, come avevamo già un pochettino anticipato, questa interessantissima ricerca che è stata fatta anche proprio qui in Liguria sul trovare alimenti senza nickel, cioè nello sviluppare produzione di pomodori in particolare senza nickel, sta andando avanti e adesso verranno pubblicati i dati di questa ricerca e nei primi mesi dell'anno si tenterà proprio di trovare qualche produttore che possa essere interessato alla produzione di questi pomodori senza nickel che potranno andare sul mercato proprio per i soggetti affetti da questa patologia. Ricordo che l'allergia al nickel spesso, molto più frequentemente, è legata alla sensibilizzazione cutanea. Quindi attraverso la bigiotteria, attraverso i trucchi, attraverso le sostanze che lo contengono. Raramente determina poi un'allergia alimentare, ma nei soggetti in cui la determina, sicuramente impone un po' una dieta
restrittiva, specialmente di alimenti a cui siamo molto abituati, come appunto i pomodori. Allora, io la ringrazio, dottoressa, ci vediamo presto, magari anche proprio, insomma, sperando di darla questa notizia, insomma, che Esatto. avevamo anticipato con lei, ma che ci sia qualche produttore disposto, insomma, a iniziare questa avventura. Buona Esatto, giornata. grazie, arrivederci, buongiorno. Arrivederci. Buongiorno.